Il comportamento di Conseg prima e di Estra poi rispetto alla volontà del Comune di Prato di mettere a gara il servizio di distribuzione del gas non ha danneggiato l'ente. Lo ha stabilito la Corte dei Conti, che ha assolto il direttore generale di Estra, Paolo Abati, l'ex amministratore unico di Conseg, Luciano Baggiani, l'ex legale rappresentante di Estra Reti, Paolo Quercioli, l'ex dirigente Alessandro Puccetti e il dipendente Cesare Calistri, chiamati a risarcire il Comune con 10 milioni di euro. La sentenza si traduce nel successo di tutta la linea difensiva. In sostanza, se la gara del gas ha incontrato un anno di rallentamenti dal 2010 al 2011 e se l'aggiudicazione definitiva a Toscana Energia è avvenuta con 3 anni di ritardo nel 2015, la colpa non può essere addebitata all'allora gestore Consiag, poi divenuto Estra, né tantomeno ai suoi vertici. Al ponderoso volume di carte bollate messo insieme a partire dal 2010, quando la giunta comunale di centrodestra, guidata dal sindaco Roberto Cenni, decise di mettere sul libero mercato il servizio di distribuzione del gas, da sempre gestito dalla partecipata Consiag, si aggiunge ora il pronunciamento del Tribunale Contabile, che ha condannato il Comune di Prato al pagamento delle spese processuali che ammontano a 10.000 euro. Nelle 28 pagine della sentenza, i giudici smontano la ricostruzione della procura e demoliscono il computo del danno fatto dagli uffici del Comune, basando tutto su due elementi. L'azienda fornì all'amministrazione i dati necessari a indire la gara nel momento in cui il Consiglio di Stato bocciò l'atteggiamento di diniego, cioè nel 2011. E se l'aggiudicazione definitiva del servizio a Toscana Energia, l'azienda fiorentina che vinse la gara nel 2012, è avvenuta solo 3 anni più tardi, è perché tanto è stato il tempo impiegato per decidere sul ricorso che Estra presentò al TAR e finito poi davanti al Consiglio di Stato. In questo ultimo lasso di tempo, secondo i reclami del Comune, le casse pubbliche avrebbero fatto a meno di un introito di 10 milioni derivante dagli accordi contenuti nel bando di gara a carico del concessionario. La difesa ha insistito sul fatto che, rispetto al danno reclamato, è stato il segretario generale del Comune a definirlo non già come attuale, bensì come potenziale. Non solo, alcune voci sarebbero state calcolate in modo presuntivo e approssimativo. Analizzati tutti i passaggi della lunga e complicata contrapposizione tra le parti, i giudici contabili hanno valutato come corretto l'atteggiamento dell'azienda rispetto alla valutazione del Comune, che, chiedendo alla Procura della Corte dei Conti di verificare la sussistenza di un'ipotesi di danno erariale, parlava di attività di Estra asseritamente e intenzionalmente finalizzata a evitare che l'amministrazione potesse indire un nuovo bando per la concessione del servizio. In altre parole, ostruzionismo, ostruzionismo che però non è stato rintracciato dai giudici.